Preside Pastacaldi, buongiorno. Buongiorno. Mi hanno mandato dalla preside oggi. Davvero? Senta, siamo qui al... una volta si chiamava l'Istituto d'Arte, invece ora è il Liceo Artistico. Esatto. Senta, il Liceo Artistico e Pistoia, che rapporto c'è? Come vanno questi ragazzi? Io direi un buon rapporto, con la città intera penso. I ragazzi che vengono da Pistoia non sono la maggioranza degli iscritti del nostro istituto, perché noi raccogliamo iscritti, essendo un'unica scuola di questo tipo, da tutta la provincia e oltre. Però insomma anche i pistoiesi sono numerosi e abbiamo rapporti buonissimi con gli enti, con le associazioni, con le attività commerciali, la Camera di Commercio e così via, perché con loro facciamo progetti, attività di vario genere e quindi ci richiedono, noi siamo felici di collaborare, è una sinergia che ormai dura da tempo. Ecco, solitamente, mi permetta, le scuole sono abbastanza teoriche, neanche tanto calate nella realtà del mondo lavorativo, della città, del mondo. Invece la vostra scuola, ad esempio, recentemente ha fatto un recupero culturale immobiliare. Sì, allora questa è una delle cose di cui appunto veramente siamo molto fieri, anche se avremmo bisogno sicuramente d'aiuto, infatti avrei intenzione di cercare di progettare, di fare un progetto per realizzare una cordata che fosse utilizzata a questo scopo. Ora vengo al punto. Lo scopo è il restauro della chiesa di San Pier Maggiore. La chiesa di San Pier Maggiore è la parte, diciamo, annessa alla scuola che è tuttora chiusa e in definitiva era la parte principale, perché la scuola, la sede principale della scuola è appunto il convento. Ecco, mi permetta una precisazione. Sì. E quella chiesa dove i pistoiesi non sono mai entrati, perché chiusa quantomeno da 40 o 50 anni, sì, ci passano tutti perché la bellissima chiesa sopraelevata rispetto a via San Pietro. Esatto, è una chiesa molto particolare, come anche Sant'Andrea ha questa particolarità di essere sopraelevata, no? Rispetto al livello della strada, ma il Sagrato Nostro è molto più grande e accanto, essendoci l'ingresso dell'ex monastero, adesso è l'ingresso appunto della scuola. Noi accediamo alla chiesa anche ovviamente dall'interno, e abbiamo l'accesso anche al matroneo, che è la parte superiore della chiesa, è la parte da cui le suore di clausura assistevano alle funzioni religiose. Ecco, perché il vostro è un complesso appunto, era un convento in origine. Era un convento, esatto, quindi la chiesa era, diciamo, la parte principale, il convento e tutti gli spazi dedicati appunto alle attività e alle abitazioni delle monache, compreso il giardino intorno. Infatti anni fa, scavando nel giardino per fare una sorta di orto, e abbiamo trovato l'ossaio e quindi è stato subito ricomposto per dare pace alle suore morte da tempo, molto tempo. E il convento prima era delle suore benedettine e poi è diventato delle suore francescane. È un convento molto molto famoso, infatti qui avveniva il matrimonio mistico, ovvero il vescovo della città di Pistoia veniva in processione con tutti gli apparati, eccetera, tutta la cittadinanza, a celebrare il matrimonio mistico con la badessa del convento. Era una cerimonia pubblica bellissima, tra l'altro è stata anche, come si può vedere dai contenuti della rivista Nature Art, è stata anche riprodotta in un quadro bellissimo che è in Danimarca, appunto, da un pittore danese. Però è una cerimonia bellissima, antica, medievale. Comunque, tornando al nostro scopo, da formichine, quali siamo, perché noi siamo veramente formichine, sarebbe, mettiamo un bel condizionale, il recupero di questa chiesa per poterla aprire, ma non solo per noi, chiaramente, perché questo, in una chiesa così, liceo artistico, ci può fare veramente di tutto, dalle mostre alle attività di tipo musicale, concerti, sfilate, di tutto di più, ma per far godere di nuovo la cittadinanza di questa bellissima vista e poi in collaborazione col comune, visto la proprietà del comune e il sindaco con cui ho parlato di questo è propenso, sarebbe appunto da utilizzare anche in modo sinergico. E insomma, noi accediamo alla chiesa dalla cella campanaria
da una piccola sacrestia che, e poi insomma entriamo da questi due passaggi che sono nel chiostro, dal chiostro a Pian Terreno, e accediamo proprio nel, dove si trovava prima l'altar maggiore, nel pulpito, e l'altar maggiore non c'è più, è stato tolto perché è una chiesa sconsacrata, è stato messo mi pare nella chiesa di San Bartolomeo. Poi dall'altar maggiore c'è, ci sono degli scalini e si accede appunto alle tre navate. Quindi noi ci troviamo, quando siamo appunto su, nel luogo dell'altar maggiore e guardiamo la porta principale, troviamo di fronte a un organo meraviglioso. Ecco, uno dei tanti organi tronci, però forse uno dei più belli di Pistoia. È uno dei più belli, uno dei più antichi e l'unico organo ligneo ancora esistente nella sua, diciamo, esteriorità, perché chiaramente non è funzionante, mancano diversi pezzi, anche se altri pezzi ci sono. Quindi dal pulpito si vede, si vedono le tre navate, questo organo bellissimo, la porta d'ingresso, e al di là della porta d'ingresso c'è come una controfacciata, e da questa controfacciata misteriosa si accede appunto a una scaletta e l'organo. Poi se alziamo gli occhi vediamo queste bellissime volte, le volte della navata di sinistra, sempre guardando dal pulpito verso la porta d'ingresso, sono state restaurate, così come in parte gli altari e gli affreschi. Invece le volte di destra, compreso quell'altare barocco bellissimo, gli angeli, che tuttora vede le lo vede transennato, insomma, no? Vede le impalcature, sono ancora da restaurare. E poi un'altra cosa da restaurare per avere appunto l'abitabilità di questa chiesa e l'accesso al pubblico è senz'altro la volta della navata principale, nonché il pavimento, però il pavimento al limite, a quanto pare, ci si potrebbe cavare con meno, un po'. Per rendere abitabile la cosa fondamentale è trovare i fondi appunto per restaurare le volte della navata principale. Noi abbiamo restaurato per canto nostro il matroneo. Quando sono arrivata nel 2007, primo settembre 2007, ho girato tutta la scuola, ho visto questa porticina misteriosa con appunto delle scale che salivano, sono entrata e ho visto una sorta di magazzino, con infinite grate che davano su questa chiesa e mozzava veramente il fiato. Allora non avevamo ancora la chiave della chiesa. Era un magazzino, c'era di tutto di più. Ho detto no, non è possibile. Poi ho scorto da qualche parte dei gessi restaurati, ma tutti avvolti in appunto in teli protettivi. E quindi anche qui mi sono informata e erano le sculture di Andrea Lippi. Sono le sculture, i gessi di Andrea Lippi, da più piccola al più grande, che la famiglia Lippi aveva donato proprio alla scuola, perché Andrea Lippi è uno scultore pistoiese, morto a 28 anni, mi sembra nel 1916, e è un futurista, futurista, simbolista, e ha delle sculture veramente potenti, dei gessi veramente potenti. E niente, allora, visto che erano tutto restaurati, mi sono messa in mente di realizzare questo museo permanente Lippi, però si doveva restaurare chiaramente il matroneo. Quindi la scuola ha organizzato di tutto, ha fatto un progetto, ha chiesto l'aiuto della fondazione, la fondazione Casa del Risparmio, e la fondazione gentilissima ha dato questo contributo, e quindi tra noi e loro abbiamo proceduto a questo restauro e all'inaugurazione e apertura del museo Lippi, che adesso è aperto al pubblico visitabile. Poi allora, di nuovo parlando con i tecnici del comune e così via, ci hanno dato la chiave della cella campanaria da cui insomma possiamo accedere alla chiesa. E abbiamo fatto un altro comodato d'uso gratuito, prima l'avevamo fatto del matroneo e poi appunto di questi altri spazi. E abbiamo realizzato anche il restauro della cella campanaria. E ora niente, dovremo procedere alla piccola sacrestia, poi via via il pulpito che è restaurato quasi nella sua interezza, se si accetta il pavimento, perché è stato tolto l'altare, quindi il pavimento non è ben disposto, e poi siamo a queste scale che ci portano alla zona principale, e lì diventa un problema. Cioè, fino alle scale ce la possiamo fare, dopo non è proprio possibile, abbiamo bisogno di aiuto. E Pistoia, io penso, dovrebbe essere sensibile a una cosa del genere. Venerdì scorso, quando abbiamo avuto la presentazione della rivista Naturarte, il cui diciamo articolo clou era proprio quello sulla chiesa di San Pietro, abbiamo avuto 300 visitatori e la gente non finiva mai di vedere. Poi era stata illuminata a regola d'arte, appunto Tesi Group aveva messo tutte le piante, no? Anche per delimitare le zone un po' più pericolanti.
È stato un successone, la gente non finiva mai di stupirsi. E poi è comparso anche il fantasma della badessa, perché abbiamo avuto anche quello. Sì, abbiamo visto le foto. Nel monastero aleggia questo fantasma, la badessa. Bene, e so che sarà riaperto Per il per. fai di primavera, sì. Io spero che tutte queste aperture servano appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare delle persone che potrebbero contribuire, se non altro adottando un altare, adottando una parte della chiesa, adottandola, cioè dando un contributo per restaurare quella parte, quindi fare proprio una cordata che porti però allo scopo principale. Già esiste una sinergia tra noi e il comune, però ci basta un momentuccio, io capisco economicamente non è un bel momento, però questo è veramente un patrimonio, noi ce la stiamo davvero mettendo tutta, con le nostre piccole forze, chiaramente. Abbiamo diciamo un'associazione Onlus che si chiama Il Chiostro, che appunto collabora, di cui fanno parte i genitori, i professori e io stessa, e questa associazione Onlus ha proprio come scopo preciso nello statuto non solo il sostegno alla scuola, ma anche proprio il restauro, organizzare eventi per arrivare al restauro della chiesa di San Pietro. Bene, io per il momento la lascerei ai suoi impegni scolastici, Sì, che preside. sono tanti. Avremo sicuramente modo di sviluppare tutti questi argomenti. Le chiedo soltanto un pettegolezzo, la conferma. Lei è pratese, però mi sembra si sia innamorata di Pistoia. Io mi sono innamorata di Pistoia, a parte lavoro qui dall'87, ma poi quando ho dovuto scegliere, diciamo, la sede, dopo che ho vinto il concorso per diventare dirigente scolastico, prima insegnavo al Pacini, la storica scuola Pacini di Corso Gramsci, quando era preside Baldassarri, Paolo Baldassarri, tra l'altro è un mio amico, che saluto. Ecco, quando ho vinto il concorso, ho scelto Pistoia, perché Pistoia è una città non solo bellissima, piena di cose belle, chiese romaniche, meravigliose, tesori nascosti, ma una città a misura d'uomo, dove viviamo molto, molto bene. E per me la storica, diciamo, lo storico conflitto tra Prato e Pistoia non esiste proprio. Io qua sto benissimo, abbiamo moltissimi ragazzi che vengono da Prato e sono contenti di venire, la scuola funziona, è bella. Accogliente. Bene, un saluto dal liceo artistico Petrocchi, dalla preside Pastacaldi e da noi. Arrivederci. Arrivederci.